Sviazane i sterzoli e i russi hanno appena rugiolato l'archivio italiano da Trieste. Tranquilli, non avete sbagliato canale. Quelle che state vedendo sono le immagini di un documentario su Trieste trasmesso dalla NTV, uno dei principali network russi con oltre 100 milioni di telespettatori. La troupe dell'emittente è infatti giunta nella nostra città a seguito di una scoperta relativa a un episodio che risale a 100 anni fa. Ci siamo incuriositi su uh, alcuni toponimi che esistono sul Carso e alcuni racconti delle, delle persone che abitano nei uh, borghi carsici relativi a uh, prigionieri russi della Prima Guerra Mondiale. e Alcuni dei nostri soci si sono uh, appassionati all'argomento e hanno iniziato a fare delle ricerche. Il lavoro della Proloco di Trieste unitamente all'ente turismo del Friuli Venezia Giulia, svolto anche presso alcuni archivi russi, ha dato i suoi frutti. È stato infatti appurato che durante la Prima Guerra Mondiale vi sono stati almeno 26 prigionieri impiegati a Trieste, quali i Becchini al cimitero per aiutare a seppellire i tanti morti causati dalla febbre spagnola che all'epoca aveva colpito la nostra città. È stata una cosa che ha destato grande interesse da parte della Russia ed è stata per noi una grande occasione per promuovere la nostra città indirettamente anche attraverso questo scoop. Da questo progetto, ma anche da altri, sottolinea Maurizio Bucci, potrebbero nascere dei nuovi collegamenti con la Russia, non tanto con la capitale Mosca, dalla quale si possono raggiungere centinaia di mete turistiche, ma magari con San Pietroburgo o ancora meglio con la Siberia che è una terra ricca ma isolata. È il mercato russo è un mercato eccezionale per il comparto del turismo, anche quello croceristico, e quindi benvengano iniziative di questo tipo per far conoscere la nostra città. NTW Trieste, Italia.